però insieme a Massimo Lisi vogliamo, ecco, far chiarezza su una notizia che ieri è stata pubblicata proprio sul quotidiano La Città in riferimento al lavoro che stanno svolgendo i patronato per avere questo bonus in relazione all'emergenza coronavirus. Eccolo qua. Allora Massimo, commentiamo insieme a te. Dice bonus, un affare per i patronati. Allora, facciamo chiarezza su questa notizia. Che cosa sta accadendo e qual è il ruolo dei patronati in questo momento? Allora, questo titolo è semplicemente, me lo dovete consentire, è semplicemente ridicolo e offensivo nei confronti di tutti gli operatori di patronato. Chi ha scritto questo titolo, chi ha fatto questo titolo, probabilmente dovrebbe venire con me ogni giorno a lavorare, e così probabilmente si renderebbe conto di quella che è il lavoro e la vita del patronato. Vi do semplicemente un dato. È chiaro che probabilmente per colpa di qualcuno, perché c'è sempre qualche pecora nera, però non si può titolare Covid bonus Covid-19 un affare per i patronati. Non si può fare questo titolo perché noi del patronato veramente ci siamo messi a disposizione e siamo a disposizione 24 ore su 24. In questo periodo abbiamo ricevuto centinaia di telefonate. Ogni operatore di patronato ha dato risposte in diretta telefonica gratuitamente. Attenzione, noi lavoriamo gratuitamente, anche se un operatore di patronato alla fine percepisce uno stipendio irrisorio, uno stipendio di circa 700 euro, ma noi, ripeto, tutte le pratiche che facciamo le facciamo gratuitamente. Siamo andati addirittura oltre, cioè abbiamo telefonato tutte le persone che noi abbiamo nella nostra banca dati, abbiamo chiamato le persone a casa dicendo dobbiamo fare la domanda di bonus, perché inizialmente si era generata una confusione, non si sapeva se le persone dovevano trasmettere con il proprio codice PIN o se il patronato poteva trasmetterlo con il codice del patronato. Poi per fortuna si è sbloccata questa situazione e noi ci siamo messi a lavorare alacremente, ma tutti gli operatori, gratuitamente. Tengo a precisare un attimo una cosa, che all'interno di un patronato o di un CAF, legalmente come associazione si può chiedere anche un tesseramento. Chiaramente non si può ricattare la persona, no? Se non ti tesseri non ti faccio questa pratica. Bisogna comunque, indipendentemente dal tesseramento, fare la pratica. Per quanto mi riguarda, io non ho nessun tesserato, quindi se questo signore che ha fatto questo titolo vuol prendersi tutti i miei nominativi e li chiama tutti, io gli darò 1 milione di euro. Una sola persona che praticamente. Mi senti, Carmela? C'è stato qualche minuto, qualche momento di buio, però ti sentiamo benissimo. Dicevi, sì, sono disposto a dare dei. Qualche momento di buio proprio perché stanno arrivando ancora telefonate purtroppo sul mio telefonino per chiedermi del bonus. Questa è proprio in diretta la dimostrazione, perché noi oltre alla telefonata in entrata abbiamo anche l'altra telefonata, cioè quella che ci chiedono poi chiaramente la ricevuta. Stavo dicendo che è tutto assolutissimamente gratuito, quindi noi non ricattiamo nessuna persona. Invito questo mio amico giornalista, ripeto, a venire presso il nostro ufficio, si prenderà tutti i nominativi e farà una ricerca, farà un'indagine, farà quello che vuole, però dopo, se non troverà nessuno, me lo darà lui 1 milione a me di euro. Se non troverà nessuno che dirà il patronato o i patronati mi hanno chiesto questo, almeno per quanto mi riguarda, ma per quanto riguarda la stragrande maggioranza degli operatori di patronato, ripeto, siamo a disposizione del tutto gratuito. È assurdo questo titolo
bonus Covid-19, un affare per i padronati. Non si devono assolutissimamente permettere di attaccare la nostra categoria. Non si devono assolutissimamente permettere. Massimo, i soldi stanno già arrivando, diamo anche delle informazioni utili ai nostri telespettatori. Quante pratiche avete fatto in riferimento al bonus? Quante persone hanno chiesto questo bonus, se possiamo dirlo, sul territorio cilentano? Un numero, ecco, indicativo. Ma sul territorio cilentano io non ho un dato. Io posso dire, per quanto mi riguarda, noi abbiamo fatto più di 1000 pratiche. Per quanto riguarda il mio ufficio, e ripeto, tutte gratuitamente, le abbiamo contattato preventivamente, perché bisognava vedere se le persone fossero braccianti agricole oppure coltivatori diretti, artigiani, commercianti, del settore del turismo, e chiaramente chiedendo via email, perché tra altre cose io non so come hanno fatto a chiedere questi soldi, perché noi non abbiamo il contatto con le persone, quindi anche fare una tessera, un versamento, non lo so, probabilmente con il piccione viaggiatore. Evidentemente questo giornale ha messo a disposizione i piccioni viaggiatori e ha fatto mandare i soldi, e noi poi mandiamo la tessera con il nostro piccione viaggiatore. Probabilmente io sono molto molto arrabbiato, perché abbiamo dato e stiamo dando il 100% per aiutare le persone. Chi attaccano questi signori, chi attacca, dovete fare le indagini, dovete fare il giornalismo come si deve, non fare questi titoli, un affare per i padronati. Chi attaccate? Le persone che stanno vicino alla gente, che lavorano 24 ore su 24 per il prossimo. È una vergogna attaccare queste persone, è una vergogna attaccare noi del padronato, è una vergogna, perché noi ci stiamo impegnando davvero, è una vergogna, vergogna, vergogna. Beh, speriamo che queste parole arrivino davvero alla redazione, faremo in modo, insomma, abbiamo contatti con la redazione della città, perché merita davvero chiarezza questa notizia pubblicata ieri. Chiedo scusa Carmela. Allora, tu puoi anche pubblicare, come quando tu vai a leggere l'articolo, che ci sono delle diciamo strutture al limite, dicono loro, che hanno chiesto il tesseramento. Puoi anche dire questo, ma se nel mio paese, faccio un esempio, a Salento c'è uno assassino, non è che tutti di Salento siamo assassini, cioè, e non solo, e tu vai a pubblicare un affare per i padronati, ma quale affare? Quale affare? Quale affare? Noi facciamo le pratiche, assegni familiari, miliari, maternità, che non sono nemmeno statisticabili dal ministero, e facciamo gratuitamente. Anche per quanto riguarda il CAF, l'ISEE è gratuita, perché ce lo vieta lo Stato proprio di chiedere i soldi, quindi non si possono chiedere soldi. Si può chiedere un tesseramento, ma non obbligare le persone a tesserarsi per quella o per quell'altra pratica. Quindi, detto questo, se mi stanno ascoltando tutti gli operatori di padronato, dobbiamo fare fronte comune verso queste persone che fanno questi titoli assurdi, 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 sono titoli assurdi. Noi non abbiamo praticamente preso un euro per bonus Covid-19. Io sono il primo che me ne vergognerei. Se avessi fatto una cosa del genere, non uscirei veramente di casa, allungherei la mia quarantena fino a 70 anni. Se avessi fatto una cosa del genere. E poiché la maggior parte non legge, perché non approfondisce, fare un titolo del genere significa aver impangato tutti i padronati. È una vergogna, perché noi lavoriamo gratuitamente e buttiamo il sangue dalla mattina alla sera. È una vergogna. Da quale notizia parte questo articolo, secondo te, Massimo? Del titolo, da dove è uscito? C'è stato qualche episodio? Allora, leggendo dai 30 ai 50 euro in contanti addirittura, oppure la domanda di iscrizione al padronato che prevede l'esborso di una cifra equivalente, diciamo, da qualcuno che si è lamentato, ma ripeto... ci può essere stato anche un caso isolato. Innanzitutto mi devono dire
i 30-50 euro in contanti come riportavano se noi siamo chiusi e lavoriamo via email, per telefono. Quindi mi devono dire questi signori che hanno scritto l'articolo, noi come facciamo a chiedere i soldi pur volendo? Cioè se non abbiamo il contatto con le persone, ma stiamo scherzando? E poi se anche fosse successa una cosa del genere, non puoi accumulare a 2-3 deficienti tutta una struttura, tutto il padronato. Cioè il padronato, quando parli di padronato parli in generale di tutta l'Italia, ma stiamo scherzando? Non scherziamo, un operatore di padronato percepisce 700 euro lavorando 24 ore su 24, sempre a contatto con le persone, vicino alle persone, e facciamo l'esenzione ticket, gli assegni familiari, le maternità, Elisee, tutto gratis. Io non posso vedere su un giornale, dopo che per 4-5 giorni abbiamo fatto le notti per poter presentare il bonus, vedermi un articolo del genere, un titolo del genere. È assurdo, è semplicemente assurdo. Perché non vanno giornalismo come si deve, vanno a vedere dove sono state le pecche di questo bonus che si poteva dare in automatico a tutti. E se il primo giorno si è bloccato il sito dell'INPS, tanto è vero che noi siamo stati costretti dal secondo giorno a lavorare solo dalle 8 alle 16, quindi dovevamo lavorare in quel periodo di tempo con un sito super super ingolfato. Però nonostante tutto abbiamo presentato tutte le domande, abbiamo ricevuto sull'email tutta la documentazione, poiché la procedura si è anche un attimo semplificata, perché per quanto riguarda il codice IBAN non c'è più bisogno del modello da timbrare presso gli uffici postali, eccetera. Non abbiamo avuto il contatto diretto, visivo con le persone, quindi mi devono spiegare io, per esempio, come avrei potuto chiedere 30-50 euro alle persone, ma come me le mandavano via email, me mandavano... Ecco qua, abbiamo perso Massimo, evidentemente è arrivata qualche altra telefonata, sì, è giusto? Allora sì. Massimo, allora sì. Ti abbiamo perso per qualche secondo, è arrivata qualche altra telefonata. Ma sì, è ancora possibile? Arriva. Allora Massimo, state ancora sbrigando pratiche per il bonus o i termini sono scaduti? Ci puoi dare questa notizia? No, i termini non sono scaduti perché inizialmente si era detto che, come si suol dire alla paesana, chi prima arriva prima avrà i soldi. In dialetto nostro, chi prima arriva mente, però... Chi prima arriva avrà i soldi. Invece poi, per fortuna, il presidente dell'INPS ha chiarito questo aspetto, cioè che le domande si possono presentare con calma proprio perché i soldi ci sono e quindi andranno a tutti.